fatto carne da verme di me. La peste, tutte e due le vostre famiglie. Perché diavolo ti sei messo in mezzo? Mi ha colpito mentre mi tenevi. Io credevo di far bene. La peste, le vostre. Benvenuta.
Dov'è lo sposo della mia signora? Romeo, vatti avanti. Vai. Oh, signore, sono la morte alla fine di tutto. Parlami di Giulietta. Dov'è e come sta? Che dice la mia sposa del nostro amore soffocato? Oh, non dice niente, ma piange, e piange, e chiama Romeo, e piange, e invoca ancora. Come se quel nome sparato da mano l'avesse assassinato. La mano maledetta di quel nome ha ucciso il suo congiunto. Ti credevo fatto di ben altra tempra. La tua Giulietta è viva, di questo non sei felice. Te vanto volevo ucciderti, ma tu hai ucciso lui, e non sei felice. Sei un uomo benedetto dalla fortuna. Poiché maledici la tua nascita in cielo e la terra, quando nascita cielo e terra ti sono propizi tutti e tre. Signore, la mia signora domanda per salire. Dolce consolazione. Vattene, vai dalla tua sposa come d'accordo. Sai bene in camera e confortala. Vai, sbrigati, però attento. Non restare dopo il cambio della guardia, perché non potresti più andare a Mantova, dove dovrai restare finché non trovi modo di svelare il matrimonio, riconciliare le famiglie, chiedere perdono al principe e farti rimpatriare con me, certo, mille volte la gioia di ora che te ne vai lamentando. Adesso vai, parti prima dell'alba, prendi stanza a Mantova. Addio! Thank you.
andare. Vieni, morte. Sì, la benvenuta. È Giulietta che lo vuole. Rimango qui. Parliamo, è ancora notte. È giorno, è giorno. Va via, ti prego, c'è sempre più luce. Più luce fuori e tanto più buio per noi. Signora! Dai! Vostra madre sta venendo qui, fa giorno, su! Finestra! Fai entrare il giorno e uscire la luce! Credi che ci rivedremo mai più? Non è dubbio. Credimi, cara. Un giorno ne potremo sorridere rievocando queste nostre pene. Oh, Dio! Avvelarmi un cattivo presagio! Laggiù dove sei mi sembra di vederti come un cadavere in fondo a una tomba! Addio. Che te ne fai di lui? So che non lo terrai lontano tanto tempo. So che lo rimanderai da me. Bene. Bambina mia, tu eri un padre che ti adora, che avendo visto questo tuo grande dolore ha preparato per te un improvviso giorno di gioia. Come di certo non ti potevi aspettare. Ne avevo proprio bisogno. E quando è? Presto, figliola. Questo giovedì. Il giovane, cortese e nobile padre, nella chiesa di San Pietro, farà di te l'inizio alla sua sposa. No! Nella chiesa di San Pietro né in nessun altro voglio essere l'inizio alla sposa di nessuno! Ecco tuo padre, diglielo tu stessa! Allora, moglie, le hai comunicato la nostra decisione? Sì, ma non vuole. Vi ringrazia. Vorrei vederla finita in sposa ad una tomba. Piano. Fatemi capire. Come non vuole? Non ne è orgogliosa. Non si considera fortunata che le abbiamo procurato in sposo un gentiluomo così degno. Mi sono orgogliosa, ma che ne sono grata. Non posso essere felice di una cosa che odio. Non mi fai ringraziare. Tu prepara il bene a me ad andare in chiesa questo giovedì! No, abbiate pazienza, almeno una parola! Non rispondere, non replicare! Ma sei pazzo! Impiccati, svergognata, disobbediente canaglia! Poverina, vergognatevi, mio signore! Zitta, pettegola! Ascolta bene, giovedì. O vai in chiesa questo giovedì, o non mi guardi mai più in faccia. Sei mia, e quindi posso disporre di nuovo. E io ti voglio dare al mio amico. E se non lo sei, sparisci, crepa in mezzo alla strada! D'accordo? Pensi! Madre! Madre, ti prego, non cacciatemi via! Rimandate il matrimonio di un mese, di una settimana. O se non volete, preparatevi il letto nuziale in quel tubo mausoleo in cui te balloggiate. Non chiedermi niente perché non aprirò bocca. Fa come vuoi, sei finita per me. Oddio. Oh, Maria. Come si può impedire questo? Che c'è? Non hai neppure una parola di conforto per me. Ma sì, eccola. Credo che sia meglio che tu ti sposi con questo paride. È un ottimo gentiluomo. Io credo che sarei più fortunata con questo secondo matrimonio, perché è meglio del primo. E comunque, Romeo è bandito. È come se si trovasse solo in un paraggiungo. È il tuo cuore che parla. Sì, anche con tutta l'anima. Che io sia dannata se non è così. Amen. Cosa? Sposa. Sarò sposa, signore, quando potrò sposarmi. Potrai e dovrai, la voglio.
Sì, è certo. Ti vuoi confessare? Padre, siete liberi. Eppure torno questa sera per la messa. Per te non sono libero quando vuoi, figlio. Per favore, dovremmo restare un po' su. Non voglio disturbare le devozioni. Giulietta, giovedì io verrò a testarti. Intanto addio. Conserva questo cazzo di doccia. Padre, ora non ditemi che sapete tutto se non avete ancora soluzione! Ci ho pensato sino a perdere il senso. Se la vostra saggezza non sa trovare un rimedio, almeno approvi la decisione che ho preso! Con questo un rimedio ce l'ho anch'io! Che fai? Guarda che se non parli mi tolgo la vita! Ci sarebbe una speranza, ma richiede un coraggio estremo, come il gesto che vogliamo impedire. Se, piuttosto che sposare questo paride, tu avessi addirittura la forza di uccidere te stessa, saresti forse pronta ad affrontare una morte apparente, evitando il disonore. E se ne hai il coraggio, ti darò un rimedio. Né il calore, né il fiato testimonieranno che sei viva. Ogni parte, privata della sua forza vitale, sarà rigida e fredda e dura e morta a vederla. Ora, quando lo sposo la mattina verrà a svegliarti dal tuo letto, ti ci troverà morta. Sarai portata in quella buia antica volta dove i capuleti tengono i loro defunti, e in questa perfetta parvenza di morte rimarrai per 20 ore filate e ti sembrerà d'aver solo dormito. Nel frattempo, attendendo il tuo risveglio, il tuo Romeo mediante lettera verrà informato. E lì lo troverai quella stessa notte a portarti via, a Mantova. Tieni questa fiala, mettiti nel letto e bevi tutto il contenuto d'un fiato. Io mando una mia lettera al tuo signore per corriere a Mantova. Branca foi de ilha em conta.